Sì, no, no, benissimo. Allora, stiamo eseguendo un lavoro di monitoraggio degli apparati decorativi di tutto l'edificio, spostandoci di sala in sala con delle torri mobili. L'obiettivo di questo lavoro è ispezionare tutte le superfici decorate da vicino e mapparne lo stato di conservazione. Alla fine di questo lavoro ci siamo proposti di avere una banca dati aggiornata sullo stato di conservazione di tutte le superfici decorate. E questa banca dati ci aiuterà per costruire, i progetti di restauro e di intervento. Stiamo controllando lo stato di conservazione, se ci sono sollevamenti della pellicola pittorica, se ci sono dei restauri che ormai sono in stato magari fatiscente. E si continuano a leggere tuttora i precedenti verbi. Allora, questo lavoro principalmente utilizza la capacità osservativa del restauratore. Il restauratore si avvicina alle superfici e le osserva da vicino ad occhio nudo e le tocca, quindi si tratta di un'ispezione ottica e tattile. In secondo luogo operiamo una spolveratura generalizzata di tutte le superfici proprio per vedere meglio eventuali problematiche che si mostrassero ad occhio nudo. E mappiamo, così come potete vedere su questi disegni, ogni tipologia di degrado o di alterazione che si presenta ai nostri occhi. Meno casino, riprendete meglio. Quindi diciamo, dedicare così tanta importanza, così tanto tempo e questi fondi ad un intervento di monitoraggio è un'operazione assolutamente insolita ed è forse la nuova frontiera della conservazione, prevenire per conservare. Monitoraggio is actually sort of pre-testing to see a maintenance, I would say, we would say in English, that you want to see the conditions of the artworks to see if there are any problems, and so you can intervene if you do see them or just make sure everything's in good condition. And so it's very important, big campaign at Palazzo Ducale to look at all the rooms, at the ceilings, at certain areas where typically it's you wouldn't be able to because it's rather expensive to set up scaffolding, but the funding that the museum has to do this sort of
testing and state of conservation reports, essentially, is very important.